Amici di Moma non Moma della TV, eccoci qui, siamo tornati con la terza stagione di Moma non Moma, il vostro programma preferito sono sicura. Io sono sempre Alessandra Pepe di momastyle.com e naturalmente di Moma non Moma. Siamo qua per la terza stagione, finalmente parleremo di nuovo di moda, design e tutto quello che di divertente e curioso succede in giro per l'Italia e per il mondo, e sono sicura che sarete curiosi di scoprire qual è l'argomento della nostra prima puntata, ma prima sigla! Makes us stronger than ever. Hour after hour, work is never over. Working harder, making better, moving faster. Makes us stronger than ever. Hour after hour, work is never over. Eccoci tornati in studio. Allora, siamo pronti per partire con questa prima puntata della terza stagione. Di che cosa parleremo? Sono sicura che molti di voi si ricorderanno la nostra primissima puntata in cui abbiamo parlato di blogger curvi. Abbiamo raccontato il fenomeno attraverso delle fantastiche interviste a delle ragazze, delle blogger curvi che si sono prestate a raccontare la loro esperienza e il perché hanno scelto di seguire un percorso online e raccontare insomma il loro percorso di accettazione del corpo, di benessere e di cosa significa essere una blogger curvi in Italia. Visto l'enorme successo di quella puntata, abbiamo deciso insomma per questo terzo compleanno di Moma non Moma di parlare invece di modelle curvi, quindi di andare a scoprire più nel dettaglio che cosa significa essere una modella curvi, quindi vivere la moda curvi da un aspetto professionale. Per fare questo abbiamo pensato di intervistare Mirella Rosato, che è la proprietaria di questa fantastica agenzia che si chiama Beautiful Models, che è la prima agenzia specializzata in modelle curvi in Italia. Quindi insomma non mi resta che lasciarvi con l'intervista a Mirella, in cui potete scoprire sicuramente molte cose interessanti su questo ambiente. Ciao, sono Mirella Rosato e sono titolare dell'agenzia Beautiful Models di Milano. Ho aperto l'agenzia circa un anno fa e la mia agenzia si occupa principalmente di promuovere modelle curvi, ovvero dalla taglia 44 in su. Sono l'unica agenzia in Italia specializzata nel settore curvi. Faccio questo lavoro da circa 10 anni e quasi per caso mi sono imbattuta un giorno in una modella curvi che si lamentava del fatto che in Italia questo tipo di, diciamo, di bellezza non venisse valorizzata. Era sempre vista un po' come una bellezza di serie B. Lo faccio da circa 8 anni e appunto un annetto e mezzo fa più o meno ho deciso di intraprendere questa attività per conto mio e quindi di aprire un'agenzia dedicata solo a loro. Una modella viene definita curvy quando è al di fuori delle misure, diciamo, delle modelle regolari, per cui le regolari sono considerate 38-40 come taglia, le curvy sono dalla 44 in su. Tanto per essere una modella bisogna essere alte e ben proporzionate, avere un bel viso, un bel sorriso, bei capelli, belle mani, quindi questi sono, diciamo, i canoni comuni anche alle modelle regolari. Poi ovviamente la cosa importante per le modelle curvy è la proporzione, per cui è importante avere la giusta proporzione tra seno, vita e fianchi, le spalle. Il lavoro dell'agenzia è quello di mettere in comunicazione le modelle con il cliente, per cui il cliente chiama e chiede un certo tipo di modella per un certo tipo di lavoro, che può essere una sfilata, un catalogo, uno spot TV, e l'agenzia gli propone il suo pacchetto modelle, per cui in base alle richieste del cliente gli fa, diciamo così, delle proposte. Diciamo che è una tutela per le modelle, perché ovviamente l'agenzia sa, diciamo, dove mettere le mani. È una tutela anche per il cliente, perché l'agenzia normalmente dovrebbe fornire modelle professionali, competenti, che sappiano fare il loro lavoro, eccetera. Il requisito fondamentale per poter fare la modella è quello di essere sicuri di sé, di essere sicuri del proprio corpo, di essere a proprio agio davanti alla macchina fotografica, provare, mandare le foto, sapendo che comunque ci sono appunto dei requisiti, anche sul mio sito lo vedete, c'è scritto quali sono i requisiti per poter partecipare, diciamo così, ai nostri casting. E poi bisogna avere un pochino di fortuna e trovarsi al posto giusto al momento giusto, questo è molto importante. Ringraziamo Mirella per il suo prezioso intervento e, visto che siamo assolutamente certi che questo tipo di argomento crea curiosità, polemica anche e voglia di commentare, vi ricordiamo il nostro indirizzo, quindi dove rintracciarci, dove lasciarci commenti, che è la nostra pagina Facebook, facebook.com/la televisione web. Naturalmente non è finita qui, perché oltre a intervistare una persona che ha deciso di fare un lavoro, quindi di creare un'agenzia di modelle curvi, come potevamo non intervistare anche una modella curvi? La prima insomma di queste modelle che ha deciso di raccontarci la sua esperienza è Giulia, e quindi sentiamo che cosa ci racconta Giulia del suo percorso, della sua nascita come modella curvi. Ciao, sono Giulia, ho 28 anni
E abito a Bergamo e sono una modella curvy. La curvy model è una modella che esce generalmente dai canoni standard a cui siamo abituati a vedere le modelle. Ci divertiamo un po' con le nostre curve a vestire outfit anche spiritosi, sempre partendo anche da quello che è il concetto di moda. Quindi una ragazza formosa può vestirsi alla moda tranquillamente senza avere taglie comunque ristrettive, insomma ristrette, come può essere una modella regolare. Sono considerata una modella curvy, quindi rientro nella categoria curvy perché ho un determinato tipo di misure, chiaramente. Ho un fianco che va dalla 44 alla 46 in base ai periodi, sono arrivata anche a essere una 48, un seno abbondante e diciamo una linea proporzionata, ecco. Non sono uno stecchetto, insomma, per così dire. Sono alta 1,76. Io ho iniziato 4 anni fa, quindi anche possiamo dire in età avanzata per quello che è la carriera di una modella, quando in realtà non ero molto attenta al mio corpo, non avevo nemmeno tanta fiducia in me stessa, perché generalmente in età adolescenziale o comunque quando sei un pochino più grande ti fai sempre un sacco di problemi, ho il sedere grosso, ho il fianco largo, insomma ho le gambe poco snelle. E quindi entri in una sorta di trip in cui dici no, non sono bella. E invece non è così, bisogna affrontare la questione in maniera diversa, magari da un altro punto di vista. Bisogna sicuramente prima di tutto amarsi e volersi bene così come si è, perché ognuno è perfetto così com'è. Certo, questo può garantire anche, se sfruttato in maniera adeguata, una discreta carriera. In Italia esistono svariate realtà di aziende che scelgono di interpretare la linea curvy. Per fortuna sono sempre in crescita le case di moda che fanno questo. Si sta acquistando maggiore consapevolezza sull'argomento e diciamo che l'Italia si sta sensibilizzando molto, anche perché io credo che l'80% delle donne italiane vogliano rispecchiarsi poi in quei canoni di bellezza che la moda propone. Non siamo più ai margini, insomma, della società. Siamo comunque diventate un punto di riferimento anche per la produttività italiana, del Made in Italy soprattutto. Ringraziamo Giulia per questo suo divertente intervento e direi che anch'io sto iniziando a capirci qualcosa di più di questo ambiente che mi è, non dico oscuro, però sicuramente nuovo anche per me. Nonostante sia 5 anni che mi occupo di moda scrivendo e insomma anche facendo questo programma, devo dire che la moda curvy è un lato che mi è ancora abbastanza oscuro. Io da anni seguo ormai Milano Moda Donna, quindi seguo i backstage e vedo le modelle cosiddette regolari e devo dire che effettivamente la differenza si nota nel sorriso, si nota nel modo di porsi, nel modo di essere anche sicure di se stesse. Le modelle regolari spesso e volentieri a vederle nei backstage sembrano tristissime e spesso a volte quando insomma giro con la mia macchina fotografica per fare i miei reportage mi viene voglia di dire tesoro ti offro una brioche, ti porto al bar, prendiamoci un caffè, perché sembrano veramente tristi. Invece queste ragazze, queste modelle curvy sembrano molto più solari, meno competitive tra di loro e con tanta voglia di fare. Insomma, questa è la mia impressione, poi posso sempre sbagliarmi. Comunque insomma non è finita qui, perché dopo una bionda ci vuole una mora e quindi abbiamo intervistato anche Kat, un'altra modella curvy che ci racconta la sua esperienza di vita e di lavoro. Ciao, sono Kat, ho 25 anni, abito a Milano e sono una modella curvy. Essere una modella curvy è una modella formosa, morbida, una bellezza non nuova, perché un tempo le bellezze erano così, ma una bellezza diciamo diversa, come si può essere belle un po' più magre, si può essere belle o anche a volte più belle, si sa, un po' più in carne. Negli shooting, nei video fotografici ci fanno sembrare un po' più grandi di età rispetto a quella che abbiamo. E sì, un po' mi dà fastidio a volte, dipende, di più si tende magari a modernizzare questa figura della curvy, ma si tende sempre a renderla più in versione signora, un po' più in là con l'età. Ho iniziato qua a 18 anni, non come modella curvy, ma semplicemente come modella. E avevamo fatto un bel po' di shooting finché un giorno una ragazza, una fotografa, mi ha illuminato sull'ambito curvy dicendo che appunto c'era un'agenzia a Milano che rappresentava delle donne belle e un po' più morbide. E sono andata e il giorno stesso mi hanno presa e da lì ho iniziato ormai da 4 anni a lavorare proprio come modella curvy. Io sono 98, 70, 100, 102 come misure e sono alta 1,78 m. Sono rappresentata sia in Italia sia in Germania da due agenzie, Amburgo e Francoforte e a Barcellona. All'estero
sicuramente le modelle curvi sono molto più curvi, soprattutto in Germania. In Germania le modelle curvi sono molto alte, anche 1,85 m, molto più curvi. Invece in Spagna o anche in Inghilterra sono più come noi, delle taglie 44, 46, 48. È più divertente per il fatto che se anche ingrassi un po' di più, magari in un periodo Natale, troverai dei lavori per la tua taglia, la taglia nella quale sei entrata. Se ad esempio hai una 46 più abbondante, ci saranno un sacco di marchi che utilizzano una taglia 46, o magari in un periodo di stress in cui magari tendi a dimagrire un po' di più, non per forza per una dieta o solo per il proprio metabolismo, troverai dei marchi che utilizzano delle taglie 42-44. Quindi sì, è meno stressante. C'è da dire che l'idea della modella curvy, che spesso capita, che mangia tutto, e che la sua vita è bellissima perché può mangiare tutto quanto vuole, non è proprio così, perché se mangiassi tutto quello che voglio non sarei così, ma non sarei neanche curvi. Ma sicuramente alcune ragazze all'inizio fanno fatica ad accettarsi, io stessa non ho mai accettato il mio corpo morbido, però anche io stessa adesso negli ultimi anni ho accettato molto di più le mie forme, spesso quando mi guardo mi piaccio, e dipende dal nostro umore e dipende anche dalla nostra forza, dalla nostra autostima. Ringraziamo anche Kat per il suo racconto e la sua fantastica esperienza. Ragazzi, avete visto quanto sono belle queste ragazze? Io quando le ho viste sono rimasta veramente, sono veramente bellissime. E naturalmente aspettiamo i vostri commenti sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/la televisione web. Saremmo giunti alla fine, ma prima di salutarvi io vorrei presentarvi un piccolo progetto. Non amo fare autopromozione, ma in questo caso direi che è assolutamente essenziale, perché ebbene sì, ho scritto un libro. È stato un bellissimo progetto che mi ha completamente risucchiata negli ultimi 9 mesi, e il risultato è questo libricino che si intitola "Volevo fare la cantante, invece faccio la blogger", che poi è precisamente la verità e quello che mi è successo nella vita. Io volevo fare la cantante, invece sono finita a fare la blogger. In realtà poi si tratta di un saggio piuttosto serio che racconta l'esperienza nel mondo del blogging italiano, con una parte storica, una parte teorica e naturalmente anche una parte divertente, con tutti gli aneddoti delle cose più divertenti e strane che mi sono successe in questi 5 anni di lavoro. Per cui insomma, se avete voglia di comprarlo o fare un bel regalo di Natale, sono sicura che questa potrebbe essere una soluzione carina. Con questo vi saluto, mi scuso ancora per l'autopromozione, ma era assolutamente necessaria, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Move it faster, makes us stronger than ever. Hour after hour, work is never.